Abbiamo visto come questo tipo di paesaggio è quasi un'enciclopedia del sapere della comunità che vive in questi posti. Succede qui all'Amule e succede anche in Piemonte, dove andiamo a visitare il paesaggio delle vigne, delle Langhe, Roero e del Monferrato. I filari che si inseguono collina dopo collina, interrotti qua e là dal terriccio di un sentiero o dall'asfalto di una strada, e dall'alto sorvegliati da imponenti castelli e dai loro borghi. L'uomo che plasma la sua terra come tela di un pittore, l'antropizzazione gentile e continua che non rovina, ma addirittura conquista l'UNESCO, che dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Monferrato e Roero ne ha fatto patrimonio dell'umanità. Nelle vigne oggi non c'è più traccia dell'uva, la siccità anche nel basso Piemonte ha anticipato la vendemmia, è già nelle cantine o nelle cattedrali sotterranee. La vite diventa bottiglia di vino, diventa enogastronomia, diventa turismo enologico, ma diventa anche antropizzazione e costruzione quasi sartoriale del nostro territorio. Le nostre colline, i nostri scorci, i nostri eremi sono diventati profondamente attrattivi anche da un punto di vista estetico. L'uomo piano piano ha modificato il territorio, sottraendo apparentemente delle superfici che sembravano incolte, che sembravano boschi, per naturalmente poterle coltivare e convertire alla vite innanzitutto, al nocciolo e facendo questo panorama meraviglioso. I produttori utilizzano questo tipo di coltivazione, questa geometria per una questione pratica e funzionale, perché così ci viene più facile allevare la nostra vite. Però sono obiettivamente più curate dei giardini stessi. Una chiesetta colorata si staglia tra la foschia e il verde, è sempre il paesaggio UNESCO che continua a cambiare. L'esterno è di Sol Lewitt, l'interno è lo spunto di David Tremlett. Lui ci ha fatto capire che forse potevamo anche noi fare qualcosa di diverso, non necessariamente comunicare il vino nei modi più canonici. La cultura è diventato anche un modo per raccontare queste colline. Proprio un'opera d'arte da pochi giorni impreziosisce Alba, che delle Langhe è cuore, è un dono alla città della famiglia Ferrero. Alba è una bambina in questa posizione tipica piemontese, secondo me, che è di una bimba genoa, come si dice in piemontese, timida ma orgogliosa. Lei accoglie la gente di spalle, però si gira a guardarla. Presto altre opere d'arte contemporanea troveranno posto sulle colline UNESCO, quasi a chiudere un cerchio che la letteratura iniziò a tracciare ben prima, quando quelle terre, allora sconosciute ai turisti, erano teatro di guerre e di resistenza. Beppe Fenoglio, che la sua Alba celebra nel centenario dalla nascita, le ha raccontate la nebbia, la pioggia, al centro, ancora una volta, la vite. Se prendiamo la malora, allora la vigna diventa fondamentale per il suo protagonista Agostino per riscattarsi dalla povertà. Lui fa pregare la madre di Agostino nel finale della malora proprio in una vigna contro il palo della vigna. Non si trova in una cattedrale, non si trova nella chiesa del paese, ma si trova nella vigna che in quel modo diventa un po' la vera chiesa del contadino, la sua terra. Le Langhe di ieri, così diverse da quelle di oggi e da quelle di domani, fonte di vino, tartufi, nocciole, in un equilibrio natura-uomo che non è necessariamente per sempre, che va protetto perché questo patrimonio dell'umanità resti tale e continui ad attirare visitatori da tutto il mondo. Turismo di qualità che pretende che il paesaggio faccia sistema con il resto, con il sistema agricolo. È un po' questo anche il nostro compito, di poter indirizzare il mondo agricolo quando vuole trasformare il territorio, naturalmente in maniera congrua e diciamo, con lentezza, di modo che cambi in favore dell'uomo, ma rispettando quello che la natura naturalmente impone.